Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti quest'oggi con la settima parte della nostra Platinum Challenge. Quest'oggi siamo pronti per affrontare il Team Galassia in tutta la sua splendezza e lucentezza. Rientriamo appunto nell'ufficio per la prima volta, non rientriamo anche se sarebbe la seconda tecnicamente, perché già una volta siamo entrati. Ho curato la squadra, ho messo Citriolo davanti e ho fatto qualche acquisto, tipo qualche pozioncina, qualche super pozione per curare fuori dalla lotta. E siamo pronti appunto per affrontare le reclute del Team Galassia. Non so perché ho usato intro forza, va bene. E... oh, brutto colpo, incredibile, così sciolto, random. Ti pareva strano che Citriolo si addormentasse. E quest'oggi appunto sono qua così, diciamo che il gameplay si commenta da solo perché queste cose le abbiamo già fatte e già viste. Volevo parlarvi un po' dei vari trailer che sono usciti appunto da qualche giorno riguardante, se ce la faccio, Call of Duty Ghost e Pokémon X e Y. Iniziamo da Call of Duty Ghost. Ho visto il multiplayer che hanno fatto la premiere, insomma, e devo dire hanno fatto, secondo me, almeno per ora, un bellissimo gioco. E qui apro una parentesi, cioè apro il discorso. Allora, come sapevate, io non volevo comprare Call of Duty Ghost perché ho sempre detto tanto sarà sempre la solita minestra riscaldata, sarà sempre la stessa cosa e non voglio che, cioè, verrà sempre la solita cosa. E invece devo dire che il gameplay mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto i bonus che ci saranno, mi è piaciuto il comparto grafico che è molto migliorato rispetto ai precedenti Call of Duty. E mi è piaciuto anche molto il comparto sonoro, perché appunto è quello che molto caratterizza i giochi di guerra. Se guardate sì, come la grafica, però comunque sia, se guardate bene l'audio che sentite molto durante il gameplay, durante i giochi, è molto, cioè fa parte quasi della trama, della storia. E ho notato che, cioè, hanno fatto notare che quando si sparerà durante i conflitti, insomma, con le armi da fuoco, con i nemici, se ci troviamo all'interno di una determinata, diciamo, area, in un hangar o da un'altra parte, il colpo avrà un comparto sonoro diverso. Cioè, se sparate dentro a un hangar, ovviamente avrà un rimbombo assurdo. Se invece sparate all'esterno, il rimbombo sarà intorno agli edifici, ai palazzi, a quello che c'è, come deve essere veramente. E secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. E unendo anche, secondo me, sempre il comparto grafico è simile a quello di Battlefield, un po' lo ricorda dai gameplay. È comunque sia una buona cosa, perché Battlefield secondo me era sempre stato una spanna in su a Call of Duty per quanto riguarda il comparto appunto della grafica e del sonoro. Secondo me è sempre stato un qualcosa in più. Invece con questo capitolo, a parer mio, raggiungono quasi la solita epicità. E poi tra l'altro, insomma, vedendo, ho visto nuovi bonus, nuove ricompense, eccetera eccetera. Quindi mi è piaciuto molto. Dopodiché ho guardato un po' per quanto riguarda, insomma, varie cose, tipo i bonus, eccetera eccetera, e devo dire che mi ha appassionato molto. E allora ho detto, perché non prenotare e non provare magari a vedere quanto costa la prenotazione. Sono andato su Amazon. E il problema è che su Amazon veniva veramente un botto, cioè costava cioè una cosa assurda, 64-63 euro. E allora ho detto, vabbè, probabilmente non lo preordino e farò finta così. E a un certo punto però sono andato anche, cioè così, girellando sul sito di Marco Polo Expert, e ho visto una fantastica offerta. Call of Duty Ghost a 49 euro. Dico, wow, però sicuramente dovremo riportare indietro qualche videogioco, magari tipo, non so, Call of Duty Black Ops 2 e altri di prima linea, cioè giochi veramente forti ed importanti. Allora sono andato un po', e invece no, si può non si deve riportare assolutamente nessun gioco indietro, basta soltanto prenotarlo a 49 euro. E io dico subito, sono andato e ho prenotato appunto Call of Duty Ghost a 49 euro. Vabbè, ho lasciato l'acconto per la prenotazione 2,50 euro, potete dare anche 1 euro. Io ho dato 2,50 euro perché avevo quei spiccioli e appunto l'ho prenotato, quindi sarà la prima volta che preordino un videogioco prima dell'uscita, perché non mi era mai capitato. Io di solito non compravo mai grandissimi titoli e giochi, infatti ne avrò 4 o 5 giochi per la Xbox e gioco sempre ai soliti due, FIFA 13 e Black Ops 2. E adesso invece ho appunto la prenotazione, che tra l'altro l'ho in macchina, devo riportare in casa altrimenti la perderò. E mi ha detto che il day one, il 5 novembre, potrò andare direttamente lì a ritirarlo. Ho questa priorità su tutti di andare a ritirarlo. Mi ha fatto sentire quasi eccitato come cosa. No, io ho preordinato il gioco. Non so se all'interno ci sarà la mappa dinamica appunto per giocare, insomma, online, questa mappa aggiuntiva. Però ho detto vabbè, se comunque sia non ci sarà, la comprerò a parte, dopo vedremo un po'. Che comunque sia, cioè, sono extra sicuro che in questo caso costerà sempre di meno comprare appunto quella mappa che preordinarlo su Amazon con tutte le cose e il resto. E quindi niente, l'ho preordinata a 49 euro. Quindi fateci un pensierino anche voi, se siete indecisi magari dove andare a prenotarlo. Così è, io vi consiglio Marco Polo Expert, perché insomma 49 euro sono sempre tanti, però sono un po' meno rispetto ad altri siti. E quindi niente, adesso che l'ho prenotato mi sento un po' più soddisfatto, anche perché finalmente penso che mi piacerà quel titolo e spero, insomma, non sia basato esclusivamente sulla connessione, ma anche sulle skill comunque sia del giocatore. A questo punto, come avete visto, abbiamo preso la bicicletta, abbiamo sconfitto tutto il team Galassia che si trovava appunto all'interno di Evopoli, e possiamo prendere direttamente la strada verso il percorso a sud. Hai un aspetto disorientato, forse ti starai chiedendo che sono il padre dell'assistente. Sono l'assistente del professor Rovone, padre di Lusinda. Dimmi un po', il condividi esperienza. Beh, no, questo ci farà una cosa utile. Perfetto, siamo nel percorso 206 e dovremo mettere davanti Citriolo, perché deve essere allenato. Ora tengo l'uovo, ma sicuramente, cioè, dopo lo tolgo. E prenderemo per la pista ciclabile e andremo a sud. Questo è un Pikachu, perfetto, sicuramente mi farà il culo. Speriamo che con un Pantano Bomba però non voglio rischiare. Ma andiamo Vaniglia. E quindi insomma sono davvero contento di averlo preordinato. E poi così, sempre girofagando su YouTube, ho visto i trailer e qualche gameplay, footage, come volete chiamarlo, di Pokémon X e Pokémon Y, e devo dire che mi è piaciuto anche quello, perché unisce sia una buona grafica, comunque sia è fatta bene, con un gameplay abbastanza vario. Potremmo anche cavalcare Pokémon, cioè, non ci pensate voi, possiamo cavalcare Pokémon, che cosa bella. E quindi non vedo l'ora anche quello che esca. Chiaramente io non lo preordino perché, cioè, non ho più l'età per preordinare magari i giochi. Non che ci vuole un'età specifica, ma non posso più giocare nel DS perché non ho tempo e non mi va assolutamente. E quindi, come saprete, se riuscirò, non per subito ovviamente, ma quando usciranno le ROM in italiano fatte al verso, ovviamente la guida Pokémon Y sarà dovuta, anche perché io mi chiamo Yuri e, cioè, non posso farla Pokémon X. E credo che anche che il Pokémon di Pokémon Y sia ancora più bello rispetto a quello di X, che è un cervo, mentre quello di Y è una specie di aquila, di falco, di drago, boh. E quindi sono molto contento che finalmente escano dei giochi che mi piacciono. E dico questo perché all'uscita di Call of Duty Black Ops 2 ero sì eccitato, bla 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 bla, però non l'avevo vissuta proprio al meglio, nel senso dico vabbè sarà il solito Call of Duty, qui di là, qui di là, poi erano molte cose che non mi piacevano e ho detto vai, sarà la solita minestra riscaldata. E invece devo dire che dai, hanno fatto le cose a dovere. E lo stesso per Pokémon X e Y, anche se comunque sia sapete più avanti si va e più si perderanno quelli che sono i principi, insomma, di questo gioco. Ma devo dire che stanno facendo le cose buone finalmente, dai. Prima o poi qualcosa andrà sempre meglio. Quindi, come al solito, la parte sta per terminare, non so da quanti minuti registro, oramai affrontiamo questi ultimi allenatori della pista ciclabile. Se volete quindi un consiglio e siete un po' indecisi sul dove, usato Pantano Bomba. Se siete un po' diciamo indecisi su dove acquistare o preordinare comunque sia Call of Duty Ghost, io vi consiglio di farci un pensierino su Marco Polo Expert, perché appunto potrete anche risparmiare qualche soldo. Se tanto a voi la mappa dinamica non ve ne frega una beata minchia, magari aspettate, tanto il gioco esce a novembre, aspettate a dicembre quando con i regali di Natale vi danno qualche soldino in più. Magari vedete quanto costa direttamente la mappa, dite vabbè con 10 euro ci compro la mappa e festa finita, e poi insomma, avete sempre risparmiato 6 o 7 euro. Mentre per quanto riguarda il gameplay, avete visto che abbiamo affrontato un sacco di allenatori, oramai la solfa per ora è sempre questo. No, porca maiala, oddio, Citriolo ti amo, Citriolo ti amo. Ho capito, ma che cosa sei? E spero che nella prossima parte di riuscire a parlare un po' più del gameplay, anche se comunque sia per ora possiamo, siamo sempre sul sicuro, insomma il gameplay va bene anche così, spero che vi piaccia lo stesso. C'è un allenatore fermo, devo curare, e quindi niente, curiamo Citriolo. Penso che questa sia l'ultima, mi sembra. No, ecco, sì. Alcuni, ok. Eccola, eccola. Questa dovrebbe essere l'ultima, o forse anche quella accanto, cioè allenatrice. Affrontiamo questo Ponyta a livello 20. Dai, 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 un altro Idropulsar. Perfetto. Uno Shinx. A questo punto cambiamo, perché non ho voglia di perdere anche Citriolo, cioè di perdere Citriolo, più che altro. Ok, caricati. Usiamo morso, fulmine sguardo e morso di nuovo. Ok, Citriolo quasi a livello 21, mancherebbe molto poco. Eccola, l'ultima allenatrice per questa parte. Io spero che comunque sia questa guida vi piaccia, questa sfida. E niente, spero che vi divertiate, ecco, a guardare comunque sia i miei video. Io li faccio, mi diverto molto a farli, anche perché insomma pomeriggio passo qualche minutino in più, ma mi diverto lo stesso. Comunque sia, lasciamoci a questo punto la pista ciclabile alle spalle, salviamo, e io come al solito vi dico votate, commentate, iscrivetevi, ditemi cosa ne pensate un po' sul preordinare appunto Call of Duty Ghost, se avete anche voi già prenotato il gioco e se sì dove, se avete risparmiato, o comunque sia se volete qualche info in più su come l'ho prenotato da Marco Polo Expert, chiedetemi pure, messaggio privato, la pagina Facebook, commento, cerco di rispondere a tutti ove posso. Come al solito appunto vi dico votate, commentate, iscrivetevi. Un ciao da Ash88. Ciao ragazzi.